Buonasera a tutti e bentornati in un nuovo episodio di Basi di Olimpiadi. Continua il nostro percorso nella storia dei giochi olimpici. Questa sera andremo ad analizzare quelle che sono state le 14esime Olimpiadi moderne. Però sappiamo come le ultime che abbiamo visto insieme sono state le 11esime Olimpiadi moderne, quelle di Berlino del 36. Oggi invece arriviamo a Londra nel 1948. Ebbene sì, per ben 12 anni i Giochi Olimpici non si sono disputati. Questo perché? Questo a causa della Seconda Guerra Mondiale, che ha impedito lo svolgimento dei giochi nel 1940 e anche nel 1944, perché la guerra è perdurata dal 39 al 45. E quindi, prima di addentrarci nell'analisi di questi Giochi Olimpici, è bene fare una premessa storica, perché, come vi ho già detto nelle scorse puntate, sport e storia vanno sempre a braccetto. Prima di tutto, vi lascio come sempre la domanda del giorno. Oggi arriviamo all'edizione di Londra nel 1948 e anche in queste Olimpiadi vi chiedo quante medaglie, secondo voi, se lo conoscete, sapete bene, se non le sapete, provate a indovinare. Quante medaglie ci siamo portate a casa noi italiani? Distinguete sempre ori, argenti e bronzi. Mi raccomando, aspetto i vostri commenti. Adesso iniziamo con questa premessa. Dobbiamo fare un po' un contesto storico. Siamo nell'Europa del secondo dopoguerra e sappiamo che questa Europa è distrutta, divisa, impoverita e affamata. Questo era il triste risultato della Seconda Guerra Mondiale. La Germania, che quella guerra aveva voluto, appariva un cumulo di macerie, sotto le quali era stato seppellito infine il nazismo. Ma l'alleanza tra le democrazie occidentali, guidate da Stati Uniti e Gran Bretagna, e l'Unione Sovietica, era evaporata con la vittoria militare. Calava sul continente d'improvviso la cortina di ferro. In quelle circostanze, la ripresa delle competizioni sportive, e in particolare dei Giochi Olimpici, non appariva facile. Le difficoltà erano molteplici, e non soltanto in ordine economico. Occorrevano, per riprendere il cammino interrotto nel 1936, impianti adeguati e atleti all'altezza. Occorreva soprattutto la mobilitazione degli uomini di buona volontà, che, rifiutando il pessimismo di quegli anni, riaccendessero la scintilla dell'entusiasmo e dell'ottimismo. I Giochi Olimpici apparivano come l'avvenimento capace di offrire, soprattutto alla gioventù e alle nuove generazioni, qualche speranza che l'umanità avrebbe infine ripreso un cammino di pace, fatto di incontri e non di scontri. Che la ricostruzione sarebbe stata rapida quanto il recupero della forma da parte degli atleti, e infine che l'idea di uguaglianza, combattuto dal nazismo con criminale ferocia, avrebbe potuto avanzare più svelta, se sospinta dall'esempio dei campioni che si sarebbero scontrati nei giochi olimpici. Il Comitato Internazionale era uscito dalla guerra lacerato, così come era lacerata la società mondiale. Tuttavia, la riorganizzazione era avanzata rapidamente, a riprova che gli ideali, sopravvissuti a ben due guerre nel volgere di un trentennio, avevano profonde radici. Tradizione nel cuore dei popoli, ormai tutti volevano Olimpiadi. Le Olimpiadi erano il simbolo. Ingrid Estrom, svedese, presidente della Federazione Internazionale Atletica, la IAAF, e presidente del Comitato Olimpico Internazionale, scriveva a tutti i membri del comitato: «Il mondo ha incominciato a respirare più liberamente, ora che la guerra in Europa è finita». È naturalmente una catastrofe che centinaia di milioni di vite sono state sacrificate, palazzi storici distrutti, monumenti unici spariti per sempre. Speriamo che attraverso un'unità di sforzi si possa riparare e ricostruire un mondo migliore. E lasciatemi sperare che in questo sforzo vitale il movimento olimpico possa avere un importante ruolo da svolgere a beneficio dell'umanità. Possa la fiamma olimpica ancora una volta ardere, aiutando le future generazioni a recuperare la voglia e la felicità di vivere. E la volontà di lavorare duramente. Io so per certo che ciascuno di voi farà del suo meglio per assistere il nostro movimento in questo lavoro di enorme valore e sono a conoscenza che tutti voi siete in attesa di ricevere informazioni su come questo lavoro debba essere compiuto. Pertanto, ho riassunto in 5 punti ciò che, a mio avviso, è l'attività che dobbiamo iniziare da subito: organizzare e incoraggiare, ciascuno nel proprio paese, la cultura dell'esercizio fisico e delle varie discipline sportive, invitare il proprio Comitato Olimpico Nazionale a riprendere immediatamente il lavoro, aiutare a raccolte fondi per la ripresa degli allenamenti degli atleti, in modo da prepararli per le future Olimpiadi. Ogni indicazione sembra confermare che la guerra dell'Estremo Oriente in Giappone terminerà in 2 anni o meno, e sappiamo poi come terminerà. Dopo le esplosioni nucleari di Hiroshima e Nagasaki del 6 e del 9 agosto del 45, quindi soli pochi mesi dopo la guerra finì in tutto il mondo. Noi possiamo dunque concludere su questa base che i prossimi giochi potrebbero essere già organizzati nel 1948. Inoltre, il CIO, sotto la mia leadership, sarà convocato per un meeting a Londra entro la primavera del prossimo anno. E qui, da questo discorso, furono messe le basi per poi quella che sarà la ripartenza.
Vedremo poi come Londra sarà scelta proprio in contrasto da quelle che erano le ultime Olimpiadi, Olimpiadi del nazismo che furono proprio delle Olimpiadi di propaganda messe a totale, diciamo, in ripostiglio, in soffitta per fare spazio alle Olimpiadi in un paese che era stato fra quelli a, diciamo, volere questa libertà, questa uguaglianza, questi ideali di pace, appunto andando contro tutte quelle che erano le ideologie naziste. E prima di addentrarci nei giochi estivi dobbiamo fare un appunto perché dall'edizione del 1948 ci fu una più netta separazione con le Olimpiadi invernali. Le Olimpiadi del 48 furono l'occasione per separarsi da quelle invernali anche sotto l'aspetto amministrativo-finanziario, perché quelle invernali si sono tenute a St. Moritz, appunto nel 1948, dal 30 gennaio all'8 febbraio. Sappiamo come la Svizzera, rispetto a tutti gli altri paesi, era uscita molto meglio dal secondo conflitto mondiale perché si era dichiarata neutrale. E quindi i giochi invernali in quell'anno videro numerosi spettatori, numerosi sponsor e quindi iniziarono a prendere una notevole importanza come evento. Non erano più la settimana dei giochi invernali giusto per far da contorno a quelle estive. Erano proprio un evento planetario, iniziavano a diventare l'evento che tutti noi conosciamo e che poi dagli anni 90, per motivi anche di sponsor, di networking, di televisioni, diritti televisivi, si andranno a separare e ad adottare la formula che conosciamo oggi. Quindi ogni 2 anni c'è l'alternanza dei giochi olimpici estivi e di quelli invernali, quindi per non lasciare gli appassionati senza giochi. Ricordiamo che, come per i giochi estivi, anche questa fu la prima edizione invernale tenutasi dopo le Olimpiadi, dopo, scusate, la Seconda Guerra Mondiale. E se andiamo un'occhiata al medagliere, possiamo vedere che per l'Italia arriva la prima medaglia d'oro ottenuta nello skeleton. A conquistarla è Nino Bibbia. Sappiamo come ci sono sempre le solite nazioni, Norvegia, Svezia, vediamo anche la Svizzera, padrona di casa, anche gli Stati Uniti, sono sempre le solite nazioni che nei giochi invernali fanno da padroni, però finalmente, dopo qualche edizione, la quinta edizione, finalmente entra anche l'Italia nel medagliere. Però adesso è ora di parlare dei giochi estivi di Londra del 1948, svolti dal 29 giugno al 14 agosto. La scelta di Londra, come avevo detto prima, fu proprio una scelta dal forte carattere simbolico. La Gran Bretagna era stata fiera avversaria del nazismo e Londra era la città che più di ogni altra Hitler avrebbe voluto distruggere. Se Berlino aveva trionfalmente ospitato l'ultima edizione dei giochi, esaltando la forza organizzativa, economica e militare della Germania nazista, toccava ora alla democrazia britannica dimostrare che i valori morali dell'olimpismo potevano trovare casa soltanto in un paese libero, rispettoso dei diritti dell'uomo. Gli organizzatori, però, dovettero affrontare non poche difficoltà per nutrire gli atleti e per alloggiarli, oltre a dover sopportare le bizzarrie del cattivo tempo. D'altronde, siamo in Inghilterra. Furono apportate soluzioni economiche. Le gare di nuoto si svolsero nel Tamigi. Le gare di ciclismo trovarono spazio nell'ampipanco di Windsor. Fu ricostruita, vediamo nella foto, la pista di atletica attorno al famoso stadio di Wembley, giusto per trovare una casa per la sport regina, appunto l'atletica leggera. Non fu edificato nessun villaggio olimpico. Gli atleti alloggiavano in collegi e capannoni militari. I più fortunati furono gli americani, manco a dirlo, che vennero riforniti di generi alimentari direttamente dal loro paese, che fra tutti era quello uscito meglio dalla guerra, perché gli Stati Uniti, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi, sono stabiliti come potenza economica più grande al mondo. Pensate che la Danimarca e i Paesi Bassi spedirono quasi mezzo milione di uova, la Cecoslovacchia inviò 200.000 bottiglie di acqua minerale, mentre i pescatori inglesi regalarono ben 2.000 tonnellate di pesce. Insomma, simboleggiare che questi erano davvero i giochi della pace, i giochi dell'unione dell'uguaglianza, quindi tutti cercavano di dare un aiuto. Chi più, chi meno, secondo le proprie possibilità, ognuno cercava di dare il proprio contributo. Nonostante queste premesse non confortanti, i risultati tecnici furono tutt'altro che modesti, visto che 9 primati olimpici furono migliorati nell'atletica leggera e 8 nel nuoto, sia in campo maschile sia in quello femminile. Evidentemente, la guerra non riuscì a frenare la rincorsa ai nuovi metodi di preparazione, alle innovazioni nello stile, oltre all'applicazione delle scienze mediche alla pratica fisica. Quindi vediamo, gli anni passano, migliorano le tecnologie e, nonostante la guerra, gli atleti sono sempre più preparati e quindi riescono a ottenere prestazioni sempre migliori. I Giochi Olimpici di Londra del 48 furono per la prima volta nella storia delle Olimpiadi trasmessi in tutta l'Inghilterra dalla televisione.
purtroppo possiamo immaginare come effettivamente all'epoca non erano tanti quelli con a disposizione una televisione per guardarsi comodamente le Olimpiadi, però possiamo vedere come finalmente i giochi si allargano, perché ci furono più di 4.300 atleti e ben 468 donne, quindi numeri molto superiori rispetto alle scorse Olimpiadi, in rappresentanza di 59 nazioni, alcune delle quali sono frutto della decolonizzazione del Medio Oriente e del subcontinente indiano. Prima fra tutte l'India, abbiamo parlato nelle scorse puntate, elogiando il Dream Team, che manco a dirlo, anche in queste Olimpiadi vincerà l'oro nell'Hockey su Prato, che nel 1947 si è resa indipendente dalla Gran Bretagna, quindi nuove nazioni si diventano indipendenti, quindi il numero delle nazioni partecipanti cresce sempre di più. Adesso andiamo a vedere alcune immagini che sono state, mi è stato possibile avere, quindi mostrarvele adesso, grazie proprio a questa trasmissione televisiva dei giochi. Se in Germania era limitata solo un teatro, quindi per pochi eletti, adesso i giochi olimpici sono proprio di dominio pubblico, tutti quelli che avevano una televisione potevano guardare effettivamente queste trasmissioni. E adesso andiamo a vedere la trasmissione proprio riguardante la cerimonia d'apertura, che è stata, diciamo, è venuta dopo tutto il percorso della torcia olimpica, che, come in ogni edizione, da tradizione, partiva da Olimpia e faceva tutto il percorso fino alla città ospitante, in questo caso Londra. Ma adesso andiamo a vedere proprio un filmato dell'epoca che ci racconta proprio come è stata inaugurata la 14ª Olimpiade. Gloria del giorno di luglio sullo stadio delle Olimpiadi. Entrano i greci, primi a sfilare davanti al re d'Inghilterra, perché fu il loro paese a fondare 700 anni avanti la nostra era queste gare esaltatrici della forza nella pace. Le nazioni si succedono in ordine alfabetico. Vediamo come proprio da tradizione i greci erano i primi ad entrare e poi vedremo gli ultimi, i britannici. Ecco la rappresentativa degli Stati Uniti, è la più numerosa. Ultimi gli inglesi, avanti che si levi la voce del giuramento dello sport. The Olympic Games of London. Si alza la bandiera coi cinque. Vediamo proprio tutte le tradizioni, le colombe, il discorso, il giuramento olimpico, tutte le varie tradizioni e, ultima ma non per importanza, proprio la tradizione della staffetta olimpica, ovvero quella con la torcia. E vediamo proprio adesso l'ingresso dell'ultimo teodofono. Le sue lunghe gambe di corridore stupendo sembrano sorvolare l'ardente pista. Pindaro, il poeta olimpiaco, avrebbe offerto la sua ode più volante alla bellezza di questa corsa. È un atleta di Cambridge, si chiama John Da notare l'alto livello aulico usato dal telecronista, che rispetto ai giorni nostri è veramente un altro livello, proprio un'altra epoca, però riusciamo comunque ad apprezzare queste immagini nonostante siano vecchi di 72 anni. Dopo averla levata verso il sole, all'ara che sotto la torre di Maratona arderà inesausta durante tutte le gare. Adesso vediamo proprio come ufficialmente con l'accensione della torcia olimpica sono nati proprio i giochi olimpici. Adesso andiamo a vedere proprio un'altra. Adesso andiamo un po' a vedere quelli che sono stati i protagonisti di questi giochi. E vi chiedo una domanda. Nel 1948, secondo voi, una donna di 30 anni che collocazione sociale può avere con già due figli al carico? Beh, uno penserebbe una signora di mezza età che ha già passato i suoi momenti migliori e che adesso si dedica alla puericoltura. Invece no, perché adesso andiamo a vedere proprio il personaggio dei Giochi Olimpici di Londra nel 1948 ed è proprio una donna, Fanny Blankers-Koen, un atleta dei Paesi Bassi che veramente dominò la scena, fu veramente incontrastata. E nel mentre che vediamo proprio le sue immagini, lei dominò questi giochi. Non vinse una medaglia, non ne vinse due, non ne vinse tre. Ne vinse 4, 100 metri piani, 80 metri ostacoli, 200 metri piani e la staffetta 4 per 100 metri. E pensate che lei li vince senza sapere, lo scoprirà poi qualche mese dopo, di essere incinta del terzo figlio. Cioè proprio una cosa assurda, e proprio per questo lei è stata soprannominata la mammina volante, perché questo soprannome lo deve nel 1946
quando tra una gara e l'altra aveva allattato la figlia neonata agli europei di Oslo. E vedete proprio come uno di questi ori, quello che stiamo per andare a vedere, l'oro degli 80 metri ostacoli, ha dell'incredibile. La vediamo adesso, fra poco, sulla destra. Lei è la prima a destra. Lei parte piano perché sembra che, vedete proprio, è la prima in basso. Parte piano, lo vediamo subito. Vedete che è ultima, perché lei non si accorge, pensava che fosse una parza partenza. Invece vede che la gara è regolare, allora prende, parte, le supera tutte e vedete proprio come alla fine riesce a spuntarla al photo finish con l'atleta inglese. Solo che cosa è successo? È successo un altro episodio buffo, perché non appena lei ebbe tagliato il traguardo, partì l'inno God Save the King, perché vabbè, all'epoca non c'era la regina Elisabetta, che salirà poi al trono nel 1952, ma c'era ancora Re Giorgio. E era usanza che ogni volta che il re entrava nello stadio partiva l'inno, quindi lei era preoccupata di non aver vinto di non aver vinto questi giochi. Però vediamo proprio come veramente un dominio incontrastato di questa regina dell'atletica leggera, una cosa che secondo me avrebbe fatto ricredere finalmente il nostro barone che veramente negli anni ha sempre odiato le donne. Però secondo me, di fronte a queste immagini, purtroppo, che lui non potrà mai vedere perché è passato a miglior vita nel 1937, vediamo come effettivamente anche nella staffetta, notoriamente dominata dalla squadra statunitense, lei riuscirà a portare alla vittoria le atleti olandesi. Veramente un fulmine a ciel sereno, veramente lei è stata l'icona di queste Olimpiadi. E fa strano dirlo, ma è anche bello dirlo, perché finalmente anche le donne, se 12 anni prima la copertina delle Olimpiadi andava a Jesse Owens, che con i suoi 4 ori aveva, diciamo, stupito il mondo, dopo la guerra il mondo l'ha stupito proprio una donna. Adesso vediamo però, dopo aver celebrato questa grandissima atleta che ancora oggi è ricordata come la mammina volante, proprio perché durante le gare pochi anni prima aveva allattato il secondo figlio, e che appunto, cosa che fa ancora più riflettere, lei era incinta del terzo, ovviamente magari ai primi mesi, però fa riflettere di quanto una donna, se è davvero portata per l'atletica leggera, comunque riesce ad allenarsi e tutto, veramente può raggiungere risultati incredibili. Difatti riuscì a battere tutti i record olimpici proprio nelle corse a cui prese parte e che vinse. Altri protagonisti, vediamo proprio un ufficiale dell'esercito cecoslovacchio, Emil Zatopek, che conquistò la medaglia d'argento nei 5.000 metri piani e trionfò nei 10.000, costringendo al ritiro il primatista mondiale della specialità, il finlandese Viljo Heino. Quindi vediamo proprio come lui, ufficiale dell'esercito che aveva appena combattuto nella seconda guerra mondiale, riesce a recuperare gli allenamenti persi a causa della guerra, a ritrovarsi in forma e a, diciamo, conquistare le luci della ribalta proprio nell'atletica maschile, nel mezzo fondo. Argento nei 5.000 metri piani e il trionfo nei 10.000 metri. Un altro personaggio del quale purtroppo non sono riuscito a trovare una foto, che celebriamo, è un 17enne chiamato Robert, per gli amici Bob, Mattias. Lui, in pochi mesi, spinto dal suo insegnante presso il liceo di Tulare, un minuscolo villaggio nel centro della California, aveva preso i rudimenti delle 10 specialità. Lui vince l'oro nel decathlon. E purtroppo, sottolineiamo come la gara londinese non fu dura, non priva di errori, ma riuscì a spuntarla per soli 69 punti, un distacco veramente minimo, considerando che oggi il record del mondo nel decathlon è di 9.126 punti. Quindi vediamo come su 9.000 punti 69 sia uno scarto esiguo. Magari ovviamente all'epoca non totalizzò così tanti punti, però è immaginabile un punteggio intorno ai 6-7.000 punti, comunque il distacco è minimo. Però lui è il più giovane vincitore d'oro della storia delle Olimpiadi di atletica, quindi ancora oggi lui è il più giovane oro ai giochi olimpici proprio nell'atletica leggera, quindi nella specialità regina. Lui riuscì a conquistare questo record che è tuttora imbattuto, 17 anni e 4 mesi, per vincere un oro olimpico nella disciplina regina. Sappiamo come in altri sport le medaglie d'oro sono arrivate molto precoci. Abbiamo visto la pattinatrice che vinse soli 15 anni, ma vedremo poi anche nel nuoto, nella ginnastica, tanti medagliati d'oro minorenni, ma nell'atletica leggera mai nessuno come Bob Mattias.
Inutile dirlo, nell'atletica gli americani fecero la parte del leone, conquistando ben 11 titoli su 24. E gli atleti di colore si confermarono dominatori delle prove veloci. Proprio Harrison Dillard, afroamericano di colore, primatista mondiale dei 110 ostacoli, ma vince anche a Londra nei 100 metri piani, affermando: "Quando i bianchi ci lasciano fare qualcosa, noi cerchiamo di rifarci. Così è nello sport come è stato nella musica." E vedremo poi anche nella lotta per i diritti civili guidata da Martin Luther King proprio negli Stati Uniti. Quindi vediamo come ormai la maschera è calata. Non possono più controllare questo movimento perché sappiamo che negli scorsi Giochi Olimpici molte volte gli atleti afroamericani sono stati, diciamo, oscurati, gli hanno impedito di gareggiare, però dopo il fenomeno di Jesse Owens, penso che nella storia dello sport nessun atleta afroamericano gli sia mai stata sbarrata più la porta in faccia, perché ormai dopo una leggenda così dell'atletica leggera, tutti poi gli atleti di colore riusciranno poi ad avere uno spazio proprio all'interno dei Giochi Olimpici. Vediamo come Adolfo Consolini e Giuseppe Tosi, stando nell'atletica, sono rispettivamente medaglia d'oro e medaglia d'argento nel lancio del disco. Nonostante noi adesso sappiamo che il movimento dell'atletica leggera italiana è un po' sottotono, perché medaglie olimpiche e mondiali mancano da alcune edizioni, molti anni, e purtroppo possiamo affidarci solo a pochi punti di diamante, nella storia invece ci siamo tolti grandi soddisfazioni, a partire proprio da Londra del 1948, dove siamo riusciti a fare addirittura doppietta nel lancio del disco. Però adesso arriviamo al nuoto, una delle altre discipline regine. Vediamo come alcune gare si sono svolte nel Tamigi, magari quelle più di fondo, non, ciò nonostante sono riusciti a recuperare in effetti parte degli stadi, delle attrezzature usate 40 anni prima, perché vi ricordo che Londra era la seconda città ad ospitare per 2 volte i giochi, li ha ospitati nel 1908 e li ha ospitati nel 1948, quindi 40 anni dopo. Questa volta, forse a causa della seconda guerra mondiale, togliamo il forse, la comitiva del Giappone non poté prendere parte. Perché? Perché tutti gli stati vinti nella seconda guerra mondiale gli fu negato proprio la partecipazione ai giochi, quindi la Germania non prese parte, il Giappone, ma il Giappone era devastato dai disastri nucleari, quindi proprio si fece da parte, anche l'Unione Sovietica, nonostante avesse vinto, si fece da parte, la vedremo solo 4 anni dopo, l'Italia con l'armistizio di Casside riuscirà poi a trovare l'accordo, anche grazie al fatto dell'aiuto poi della guerra civile, a seguito dello sbarco in Sicilia degli alleati dell'8 luglio del 43, sappiamo come poi molti movimenti partigiani di resistenza sono sorti in Italia, quindi anche in fatto a questo riconoscenza, diciamo, come riconoscenza di questo spirito che portò poi l'Italia alla liberazione nel 1945, gli alleati consentirono ai nostri atleti di partecipare ai giochi, e poi vedremo che il bottino delle medaglie sarà ben, diciamo, ben sostanzioso e ci porterà in una buona posizione nel medagliere. Vi ricordate che proprio a Londra nel 1908 ci fu un epilogo della maratona veramente ai limiti della leggenda, perché il nostro Dorenzo Pietri collassò a pochi metri dall'arrivo e quindi, aiutato dai giudici, riuscì a tagliare il traguardo. Però questo aiuto gli impedì di vincere la medaglia d'oro. E adesso andiamo a vedere come la maledizione di Londra, se così possiamo chiamarla, si ripete anche nella maratona del 1948, perché vediamo in questo filmato dell'epoca come il belga Etienne Gailly, alla sua prima esperienza su quella distanza, guidò la corsa a lungo, sino ad entrare proprio per primo nello stadio. Purtroppo le sue forze stavano declinando. Entrò nello stadio di Wembley poco più che al passo e barcollando. Immediato spuntò nel ricordo degli spettatori il ricordo del nostro Dorando Pietri. Gailly riuscì a rimanere in piedi, seppur con difficoltà. Cabrera, abbiamo appena visto, fu il primo a superarlo, andando poi a vincere. Poi arrivò anche Richards, mentre Gailly ebbe un lieve collasso a non più di 50 metri dal traguardo. Vediamo proprio le immagini, si vede come lui stia soffrendo, non si regge neanche in piedi, anche il movimento delle braccia è totalmente scoordinato. Lui va avanti con la forza del pensiero, della mente, con la testa che gli dice: "Dai che manca poco, dai che dobbiamo arrivare." Purtroppo
Per lui, però, per fortuna, nessun giudice, ricordandosi di quanto era accaduto a Pitri, si mosse per prestargli aiuto, prima che avesse superato la linea del traguardo. Vediamo proprio anche il secondo, che lo superò, quindi lui, vedete, ha un collasso, non ce la fa più, non ce la fa più, nessuno lo aiuta, gli dicono vai, 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 perché non volevano ripetere quello successo a Pitri. E vediamo poi, adesso, come le immagini ci mostrano l'arrivo. Come lui non verrà aiutato fino alla linea del traguardo, dove ad accoglierlo sarà proprio il suo allenatore che lo aiuterà a stare in piedi e a concludere la maratona nella quale riuscirà comunque a portarsi a casa una medaglia di bronzo. Non è un oro, però, a differenza del nostro Durando che anni prima era stato squalificato, lui riuscirà poi a concludere la gara con successo. Però adesso lascio un attimo spazio alle immagini. Vedete proprio lui finché non supera il traguardo, l'allenatore di aspettarlo, però nessuno, e ripeto nessuno, ha voluto aiutarlo per evitare che i giudici poi lo squalificassero, ma giustamente. Almeno lui, stremato, quasi al limite del collasso, dello svenimento, riuscirà poi a consolarsi. Vedete proprio le immagini adesso fanno vedere vedete proprio, lo trasportano in barella perché non ne aveva più. Questo dimostrare quanto lui avesse dato in quella maratona, aveva dato proprio tutto, veramente tutto, non ce n'aveva più niente. E nonostante questo, è riuscito a portare a casa un bronzo quasi disperato. Però adesso vediamo al nostro medagliere. È giusto fare un breve riepilogo. Gli ori vennero distribuiti fra un ovvero di 23 nazioni, mentre nell'undicesima Olimpiade erano state soli 21. Questo anche grazie proprio al fatto che nuove nazioni sono entrate a far parte del panorama olimpico. Erano 44, adesso sono 59. Fra gli exploit vanno segnalati gli Stati Uniti d'America, che passarono da 24 ori a 38 ori, la Svezia da 6 ori a 16 ori, la Turchia da 1 oro a 6 ori nella lotta del pugilato. L'Europa però conservò il doppio di ori rispetto all'America. I padroni di casa degli inglesi si aggiudicarono solo 3 ori, 14 argenti e 6 bronzi, per un totale di 23 medaglie, scivolando però al 12° posto nella classifica tra nazioni. Adesso, arrivando ai nostri azzurri, vi mostro quella che è la classifica. Si piazzarono al quinto posto, conquistando 8 medaglie d'oro, 11 medaglie d'argento e 8 medaglie di bronzo, per un totale di 27 medaglie. Comunque un bottino di tutto rispetto, considerando che non c'erano però Germania e anche Unione Sovietica, quindi vedremo poi come una volta ritornate anche quelle nazioni, banalmente, l'Italia retrocederà un po' in questa classifica, però fin tanto che possiamo godiamoci questo bellissimo piazzamento, perché gli ori arrivarono negli sport che erano punti di forza per i nostri colori: il canottaggio, il pugilato con Ernesto Formenti, la scherma con lo spadoccino Luigi Cantone e anche con la squadra, con la specialità, con la scherma squadra capitanata da Edoardo Mangiarotti, che ricordiamolo è l'atleta italiano più medagliato della storia con 13 medaglie olimpiche, 6 ori, 5 argenti e 2 bronzi, tra cui l'oro proprio conquistato nella scherma squadre in questa edizione. Una netta sorpresa fu la vittoria nella pallanuoto. Ebbene sì, la nostra tradizione del sette bello è nata proprio a Londra nel 1948, proprio battendo in finale l'Ungheria, che vediamo ancora oggi è una delle rivali più agguerrite dei nostri colori. Purtroppo la nazionale di calcio deluse, perché non riuscì a riconfermare l'oro olimpico. L'oro olimpico del 36, conquistato a Berlino, che fece da intermezzo fra le vittorie mondiali del 34 e del 38, purtroppo fu battuta ai quarti di finale dalla Danimarca. Però qui, prima di lasciarvi, c'è da fare un appunto. Ormai, nel 1948, il calcio professionistico aveva a tutti gli effetti preso piede. E quindi dobbiamo sottolineare come molte delle compagini europee, fra cui la compagine italiana, non poteva mandare tutti quelli che erano gli atleti professionisti, e quindi il livello della selezione non era così agguerrito. Mentre invece le squadre nordiche e anche dell'est Europa riuscivano comunque a nascondere questo professionismo che non era stato dichiarato, e quindi la vittoria in questa edizione andrà poi alla Svezia, che comunque anche nelle successive edizioni si dimostrerà una squadra veramente tosta e agguerrita. E poi vedremo come 10 anni dopo, nei mondiali di Svezia del 58, una piccola digressione, arriverà fino alla finale mondiale, poi perderà 5-2 col Brasile. Però questa è un'altra storia. Sottolineare come effettivamente
capire come inserire il calcio all'interno delle Olimpiadi era un po' difficile, e poi vedremo come negli anni a venire il torneo olimpico sarà riservato solo alle nazionali giovanili, ovvero alle selezioni under 21, proprio per escludere tutti quelli che sono gli atleti professionisti. Però questo vedremo poi nelle successive edizioni. Per stasera la puntata termina qui. Se non avete altri commenti, altre considerazioni, io direi che la nostra mezz'ora l'abbiamo raggiunta. Spero che gli argomenti siano stati interessanti. Spero che il materiale video che anche dalla scorsa volta, ma soprattutto in questa, riesco a proporvi sia interessante, sia più avvincente, vi aiuti anche a comprendere al meglio i fatti e a immergervi meglio in quelle che sono le storie che vi racconto. E spero anche che sia un po' piacevole, anche un po' staccare da quella che è la mia voce che vi assilla per mezz'ora. Spero che appunto questa puntata vi sia piaciuta. Vi ricordo di lasciare un mi piace se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, condividete il video in modo tale che anche altre persone possano vedersi e percorrere questo viaggio nella storia delle Olimpiadi. Per stasera la puntata termina qui, ma ci vediamo tra qualche giorno, sempre qui in diretta, qui da casa mia, sempre alle ore 21, sempre qui con me, sempre qui a Basi di Olimpiadi. Ciao!